al cinema da giovedì 14 gennaio il nuovo film di Giuseppe Tornatore, che torna dopo La migliore offerta con una storia d'amore super tecnologica. La corrispondenza è una storia d'amore che contiene degli elementi di mistero, soprattutto perché i protagonisti di questa storia d'amore non riescono, non possono avere un rapporto diretto, c'è una distanza che condiziona in modo definitivo la loro relazione d'amore e cercano in vari modi di colmare questa distanza ricorrendo all'uso delle risorse tecnologiche che sono a nostra disposizione, in modo tale da creare quasi l'illusione che la tecnologia riesca addirittura a darci il privilegio di estendere la nostra stessa esistenza anche quando questo sarebbe impossibile. E quindi è una storia d'amore a distanza. L'idea del film si riferisce anche alla nuova generazione 2.0? I nostri due personaggi interagiscono attraverso la tecnologia perché non si possono incontrare, perché uno dei due è sparito. Quando il nostro rapporto con gli altri si limita, come succede ormai spesso, solo al mezzo tecnologico, hai la sensazione di non esistere, o almeno che non esista l'altro. Il film è costruito anche in modo tale da far nascere questo interrogativo. La tecnologia riesce a darci l'illusione di esserci anche quando non ci siamo. L'abuso della tecnologia finisce per darci la sensazione di non esserci anche quando invece ci siamo. Prima che regista si definisce spettatore, come si mette al lavoro su un nuovo film? Non cerco mai di capire se è una storia che può piacere al pubblico, se è una storia che va bene al mercato. Misuro la storia sulla base del mio gusto. Mi piacerebbe andare al cinema a vedere questa storia, sì. Amo molto ricorrere, quando le storie me lo consentono, alla linea della tensione, del mistero. Certi film consentono di farlo molto, molto apertamente, come è accaduto con La migliore offerta o con La sconosciuta alcuni anni fa. Questo film me lo consentiva meno, ma fino a un certo punto. Qui è talmente sorprendente quello che accade ai due personaggi che ti aspetti che succeda qualcosa, ed è questa la pasta drammaturgica che regge in piedi il film. Fenomeno Zalone, cosa ne pensa? Ha già visto il film o lo andrà a vedere? Io il film l'ho visto, mi ha molto divertito e mi ha molto divertito vedere il pubblico che si divertiva. Perché quando sei in un cinema affollato e la gente si diverte è sempre un'esperienza bellissima. A me fa piacere quando un film italiano ha successo, io ne sono felicissimo, perché qualunque film, anche un film che magari non fa parte del mio gusto, che non mi piace molto, perché la vitalità di una cinematografia è fatta di questo, è fatto di film di vario genere che hanno il maggior successo possibile. Non si può pretendere di appiattire a un solo genere la produzione di una cinematografia, che questo impoverisce il rapporto col pubblico. E quindi sono contento di questo grandissimo successo, sono contento che se ne parli e sono contento che adesso nelle interviste, anziché la rituale domanda sulla crisi del cinema, questa sia adesso per un bel po' di tempo soppiantata dalla domanda che ne pensa del fenomeno Zalone. Preferisco questa domanda a quella sulla crisi. Che vuol dire che c'è vita, insomma. Esatto.